Bella a tutti ragazzi, qua il vostro lupo di nuovo connesso la sera, perché il giorno lavoro, con un altro video. Questa sera parliamo del film Lucy, ok? Lucy che è diretto dal regista francese Luc Besson, pensi a Besson, visto la I francesi. Regista noto per il film Léon, Giovanna d'Arco e Il Quinto Elemento. Non so se voi li avete visti, se no guardateli, sono tre bellissimi film. Nel film Lucy c'è anche un attore conosciutissimo per chiunque abbia visto L'Arca di Noè e Una settimana d'addio. C'è questo attore che ha fatto questi due film ed è Morgan Freeman, ok? Interpreta uno scienziato che rende pubbliche le sue ipotesi riguardo a cosa accadrebbe e a cosa saremmo in grado di fare se facessimo lavorare al massimo il nostro cervello. Morgan Freeman espone la teoria reale, che è quella che tutti noi conosciamo, della storia dell'uomo, ovvero che con un piano, ora non mi ricordo bene con che tabella, illustra come il nostro cervello sia utilizzato in media dal 10, al 10%, con punte massime del 20%, esponendo l'eventuale fantastiche facoltà potenziali di quell'80% inesplorato, cioè dell'80% rimanente, ovvero del 100%. Nel frattempo, mentre lui studia, fa tutte queste teorie, ipotesi nella facoltà dove lavora lui, nel frattempo in Thailandia una ragazza di 20 24 anni, Lucy è interpretata da Scarlett Johansson. Per chi non conoscesse Scarlett Johansson, è questa ragazza qua, questa ragazza qua, questa ragazza qua, questa ragazza qua. Viene a contatto con una droga. Questa droga si chiama CPH4. Il CPH4 esiste realmente, in effetti, perché è una molecola che viene prodotta dalla donna durante il sesto mese di gravidanza e questa molecola è necessaria per la crescita del bimbo. Quindi questa molecola è prodotta dalla donna. Avete capito? Ci siete? Sì. Lucy, che ribadiamo è interpretata da Scarlett Johansson, non mi viene il cognome di questa, non mi viene, ha un quoziente intellettivo leggermente sotto la media. Studia a Taipei, in Thailandia. Si sballa di continuo, va ai rave, fuma e quante cose fa lo sa solamente lei. Ha un ragazzo. Questo ragazzo nel film la obbliga ad andare a consegnare una valigetta da dei criminali. Succede quello che deve succedere, la rapiscono questi criminali e la usano come corriere della droga. La operano chirurgicamente e le mettono dentro l'addome un sacchettino di plastica contenente il CPH4. Tutto dentro questo sacchettino e glielo mettono dentro l'addome. Poi ha una colluttazione con uno dei gangster, viene presa a pedate nella pancia, questo sacchettino si lacera e fuoriesce gran parte, una parte della droga, del CPH4. Quindi le va a giro per tutto l'organismo. Lei, grazie a questa droga, acquista delle capacità. Vanno evolvendo perché il suo quoziente intellettivo aumenta di minuto in minuto. Per chi ha già visto il film, e spero che tutti quelli che guardano questo video abbiano già visto il film, perché se no vuol dire che voi ora mi infamerete e continuerete a guardare il film perché siete dei coglioni anche voi, quindi siamo coglioni entrambi. Qui no, sto scherzando. Una frase che mi ha colpito molto di questo la dice al telefono a sua mamma, che sua mamma sembra svampita. Comunque, dice: "Mamma, sento tutto", mentre è al telefono questo, eh? "Mamma, sento tutto. Lo spazio, la terra, le vibrazioni, la gente. Riesco a percepire la gravità. Riesco a percepire la rotazione della Terra, il calore del mio corpo, il sangue nelle mie vene. Riesco a percepire il mio cervello, il profondo della mia memoria, il dolore della mia bocca. Ora capisco queste cose. Riesco a ricordare la sensazione della tua mano sulla fronte quando avevo la febbre. Ricordo di accarezzare il gatto, era così morbido. Ricordo il gusto del tuo latte nella mia bocca, il sapore, il liquido caldo." Tutto questo, questa fanciulla, se lo ricorda grazie alla droga. Ma questa ragazza, se non si drogava, perché questo è quello che succede, no? Riusciva a ricordarsi tutte queste cose? Comunque, ragazzi, finiamo qua. Questo è il film che personalmente non mi è piaciuto e ho speso veramente soldi a cazzo.
Era meglio se forse andavo a vedere le tartarughe ninja, era molto più bellino il film. Comunque lasciate un commento qua sotto se anche voi avete visto questo film, ditemi cosa ne pensate e raccontatemi un po' la vostra esperienza, il vostro pensiero su questo film. Un bello a tutti ragazzi e ricordatevi che drogarsi fa male, non drogatevi mai, fate bravi bambini, a letto presto, mangiare verdura e bella ragazzi.